Buonasera da Family TG, approfondimento a cura di Federanzani. Tre progetti per sviluppare la competitività delle imprese, stanziati più di 256 milioni di euro per ricerca e innovazione. Sostegno alla competitività delle imprese, potenziamento delle infrastrutture di ricerca e innovazione della pubblica amministrazione nel Mezzogiorno. Sono questi gli obiettivi dei bandi messi a punto dai ministri dello sviluppo economico Corrado Passera e dell'istruzione, università e ricerca Francesco Profumo. I fondi stanziati, più di 256,5 milioni di euro, sono finalizzati a un nuovo modello di sviluppo più solido e duraturo. L'obiettivo centrale è quello di creare sviluppo nel paese e quindi posti di lavoro, connettendo strettamente sviluppo a innovazione e ricerca. Credo che questa sia la vera novità. Gli interventi sono rivolti a Puglia, Campania, Sicilia e Calabria. Il bando per il potenziamento delle reti telematiche e delle infrastrutture digitali scade il 3 aprile, il 28 giugno quello diretto alle pubbliche amministrazioni. Per il sostegno di piccole e medie imprese, attive da meno di 6 anni, che operano nel sud e investono in tecnologia e ricerca, la scadenza è metà maggio. In base ai dati di Unioncamere, fino al 12 marzo si sono iscritte al registro delle imprese più di 330 start-up. Nonostante la crisi, l'innovazione avanza. La salute a tavola. Come tutelarci da contraffazioni e truffe? Ne abbiamo parlato con Coldiretti. Tracciabilità dei prodotti e filiera corta per contrastare il pericolo di contraffazioni e frodi. L'Italia vanta un sistema di controlli nel comparto alimentare all'avanguardia in tutta Europa, ma per una migliore sicurezza del consumatore devono cambiare abitudini e comportamenti d'acquisto. Meno prodotti già pronti e un'attenzione maggiore alle materie prime, preferibilmente a chilometri zero. Molto spesso il consumatore non soltanto non è informato correttamente, ma addirittura è imbrogliato. Gli ultimi episodi di contraffazione di carne in precedenza di olio e formaggi hanno rimesso in primo piano l'importanza della tracciabilità della filiera per assicurare al consumatore l'origine del prodotto, la qualità e la trasparenza. Un bambino su 4 ha problemi di vista dopo i 6 anni. Migliora l'attenzione alla prevenzione. L'ipermetropia è il difetto di vista più diffuso in età prescolare. Sale il numero dei bambini con problemi di oftalmica, ma la percentuale non sarebbe influenzata da tablet, PC o TV. Al contrario, gli studi hanno rilevato un'attenzione maggiore per la prevenzione di questi disturbi. Il 70-80% dei genitori porta i bambini dall'oculista intorno ai 3 anni. I dati rilevano un'incidenza dei problemi di vista di un bambino su 20, mentre dopo i 6 anni si arriva a 1 su 4. L'ipermetropia è un difetto che compare alla nascita e, crescendo, può ridursi o scomparire. La miopia, invece, si manifesta nella fase dello sviluppo ed è molto rara tra i bambini fino a 5 anni. Il 60% dei piccoli miopi ha più di 15 anni. Anche se l'utilizzo di schermi di PC, tablet, TV e videogiochi non sono sotto accusa, gli esperti consigliano di non abusarne per non affaticare la vista e di prediligere giochi all'aria aperta. I disturbi del sonno nella terza età. Il 50% degli anziani ha difficoltà a dormire. Se dormi bene, invecchi meglio. In Italia il 30% della popolazione non riposa bene, con effetti negativi su salute e invecchiamento, oltre al rischio di obesità, diabete e indebolimento del sistema immunitario. Gli anziani sono la categoria più colpita. Il 50% ha difficoltà a dormire a causa di problemi respiratori, malattie e assunzioni di medicine che possono alterare il ritmo sonno-veglia. Uno studio dell'Università della California ha dimostrato che non c'è relazione tra quanto si dorme la notte e il fabbisogno energetico necessario al corpo per funzionare bene il giorno dopo. Contrariamente a quanto si pensa, gli anziani non hanno meno bisogno di riposo, ma hanno un sonno più leggero e tendono a svegliarsi più spesso. Lo studio ha anche rilevato che un sonno disturbato influenza negativamente le prestazioni delle persone anziane in percentuale maggiore rispetto ai giovani. La mancanza di riposo causa stanchezza, aumenta il rischio di ansia e depressione, rallenta i tempi di reazione e problemi di memoria. Per gli esperti basta seguire poche regole per un buon sonno, andare a letto e svegliarsi ad orari fissi, rinunciare ad alcol e fumo, cibi speziati o troppo zuccherati nelle 4 ore prima di andare a letto e non fare esercizio fisico prima di andare a dormire. Gli scatti di Helmut Newton in mostra al Palazzo delle Esposizioni. Il corpo femminile attraverso lo sguardo di uno dei più grandi fotografi del Novecento. Il Palazzo delle Esposizioni ospita fino al 21 luglio una mostra su Helmut Newton. 200 scatti che ripercorrono la sua opera tra moda ed erotismo e i ritratti di personaggi famosi come Andy Warhol e Karl Lagerfeld. Nelle sue foto, in bilico tra innovazione e visione, si scopre un'originale analisi della trasformazione del ruolo della donna nella società occidentale.
Newton ritrae il nudo femminile in un contesto metropolitano in cui la donna espone il corpo quasi come un atto di forza ed emancipazione. L'obiettivo di Newton era la ricerca della verità attraverso la seduzione e l'eleganza dell'immagine. Dei grandi fotografi del secolo, un uomo pieno del Novecento, il Palazzo delle Esposizioni ha da sempre una vocazione multidisciplinare e in quanto tale ovviamente un'attenzione alla fotografia come forma espressiva del XX secolo e ormai del XXI secolo è doverosa e da questo punto di vista il Palazzo delle Esposizioni continua in una tradizione ormai pluriennale. Questo era l'ultimo servizio. Family TG torna domani alla stessa ora. Buona serata! Oh, no, 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 no.